Se ne fate un servizio, non sono già staccato da voi, non fate un servizio. Ma fai un bello servizio. Sarà difficile trovarlo. Ma io penso che il valore aggiunto al cinema è quella cosa in più che ci può dare la possibilità di vincere. Grazie. Posso dire una cosa? Chi fa il moderatore? No, io non lo voglio fare. Credo che non sia l'argomento della serata, però stiamo abbinandoci al tuo. Aspetta, il moderatore si può fare il tuo. Io non ti conosco. Dai Pino, fallo tu. No. Sì, Laura. Mi fa il moderatore. Allora, chi prende il tempo? Tu vuoi prendere il tempo? Anche risolvere la testa. Tre minuti. Ma anche meno, penso. L'organizzazione politica delle comunali. Ma pensi che forse pure un minuto, no? Una cosa frienne magnana. No? Ti vuoi per parlare tu? Ci stanno anche. Per essere. Peroni. A Peroni che abiti e gli abiti. Caffè a te. Allora Vittorio, vai. C'è un caffè in più qua, Di chi è questo caffè? C'è un caffè in più, lo prendo io. Sì, c'è vero, bello, però è contro. Ma che cosa, Vittorio? Perché? E un abbraccio muoio a tutti i movimenti, firma movimento, firma per sempre, nessuno dovrebbe essere una pressione del movimento, dovrebbe essere scritto e quindi al momento non è che possiamo cambiare una persona per quanto bravo, quanto potrebbe vede il metro e dice ok. Ma adesso pensare una cosa, ma una cosa vola vola, tu ciuttando, dentro ma no, ma una cosa di che ci buttiamo dentro ci la verità è tutto non vuole che noi ci riuniamo prima possibile. Non io tengo pure un bello percepito, ma era per sapere una poca a vola lui ce ne manca. Già 6 mesi prima ci lavori 6 mesi prima. Prima di andare avanti, sono ammessi, ammettiamo il dibattito oppure un minimo di dibattito. Vabbè. Poi l'altra cosa, chi è che prende appunti per fare il resoconto? Nel solito secondo sarà d'accordo, Antonio, mi perdo. Pensate un po' da come sceglieremo, diciamo, cambiare così, può essere per l'attivo. Però, tenendo presente, comunque potenzialmente, magari anche una personalità che non conosciamo, potenzialmente se si facesse una scelta, magari ti ritrovi pure con una un
comunque essendo iscritto a Svolta Potenza di detto questo, io però dico di non esultare troppo cioè sul 25%, perché deve essere anche un dato diciamo un po' strano, no? Nel senso che non sappiamo tutte quelle persone che già hanno passato le elezioni sono si riconoscono né in Forza Italia, né in Forza Italia, né in Forza Italia. Allora può essere passato perché nel momento in cui si ripresentasse il voto con dei magistris sei sicuro che non è un 25%, potremmo avere la metà dei voti, no? Potremmo avere anche la metà dei voti, quindi questo 25% non ci deve far diciamo esultare questo diciamo per quanto riguarda diciamo. Per questo io penso che come già è stato fatto in questa campagna elettorale, se è capitato a me e a molti amici che hanno passato le elezioni europee, ancora più di Piano, eccetera, eccetera, noi non è andato a votare, questa volta sono andati a votare per il medico. Quindi in qualche modo il tempo ha dato ragione, diciamo, per fare proprio il votato, io ripeto, come persone che non fanno perché non fanno la vita, i giovani, perché mentre per le persone anziane hanno bisogno delle pensioni, fanno che un po' il loro reddito diminuisce sempre di più, cioè più passa il tempo, uno più c'è meno risparmio, allora magari che la vita non migliora, anche fra un anno sicuramente, non voglio fare comunque diciamo una differenza, sicuramente fra un anno non è che le cose miglioreranno più tanto, la persona che sicuramente avrà notori risparmi di dono, magari avranno più problemi, eccetera, eccetera, quindi quel tipo di persone è probabile che o non vada a votare o si possa decidere per me. Il problema sono i giovani, questi ragazzi, cioè io l'ho votato anche quando facevo, cioè la maggior parte dei giovani prendevano il volantino con il documento che buttavano via più delle persone magari anziane, anche perché sono abituate a una sintesi, cioè rispetto alla persona anziana che magari ha applicato magari più tende a leggere un volantino, tende ad applicarsi, a sviluppare. I giovani sono molto veloci, no? Perché ormai vivono in posto. Allora, quindi o si cerca in questo anno di guadagnare un po' per essere un giovane secondo e in questa linea soprattutto. Cioè, è una cosa un po' più astratta questa qua, perché più sei allora sono giù le denari. Io condivido molto di quello che dice Antonio, che il 25% ce ne sarebbe di governo. Non siamo la prima forza politica, perché i dati del PD di Forza Italia, tu si raggiunge la lista di Caldoro, la lista di Berlusconi, quindi è un primo miraggio. Ci sono le coalizioni. C'è il problema Siria e Magistris, quindi io questi dati non è che ci vedo che noi abbiamo la vittoria in tasca, ci vedo soltanto un incoraggiamento a lavorare da qui ai prossimi mesi, questo dobbiamo fare. La prima cosa, se vogliamo essere credibili fuori, noi dobbiamo essere capaci di dirci le verità. La prima verità è che noi come comunità a Napoli abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi. Allora la prima cosa da fare è uscire a costruire una unità della nostra comunità, perché se non riusciamo a fare questo primo passo noi non riusciamo a lavorare. Allora prima, quando sono arrivato, sentivo dire chiediamo l'intervento di facciamo una cittadina, tutte queste cose possono essere importanti, però io vedo questo sinceramente, questa è la proposta che io voglio fare stasera, dopo che passerei o prima non lo so, io andiamo, vediamo se forse è questo. Noi abbiamo soltanto un modo, secondo me, per lavorare e costruire l'unità. Lavorare cioè su una linea politica.
dobbiamo imparare a parlare tema per tema, confrontarci e riuscire ad arrivare ad una sintesi. Se noi facciamo questo, noi facciamo uno scatto in avanti, cioè non dipendiamo più da una leadership più o meno carismatica. Io francamente non erido di leadership carismatica, o da generici appelli alla qualità, ai contenuti, quando poi alla fine, quando ci si confronta, non si riesce ad arrivare ad una sintesi. Restandoci di unità, dobbiamo riuscire ad imparare in questi mesi a costruire l'unità sulle cose da fare per noi. Bravo. Sulle cose da fare per noi. Con la massima apertura, con il massimo rispetto per quelli che la pensano essere da noi, con la necessità di trovare la sintesi. Se noi riusciamo a fare questo, noi riusciamo innanzitutto a ricostruire. Non ho altre ricette, se qualcuno ce le ha sono ben accette, ma credo che questa sia l'unica strada per percorrere. Se riusciamo a essere uniti, poi riusciamo anche a essere dialoganti con tutto quello che sta fuori il movimento. Se qualcuno veramente pensa di poter vincere, noi dobbiamo andare oltre quello che abbiamo fatto fino ad ora. Dobbiamo essere in grado di attirare forze che stanno fuori ancora dal mondo, e quindi dobbiamo essere capaci di fare una proposta politica con la quale dialogare con le persone, come si dice, con la società civile. Insomma, c'è un grande lavoro da fare. Più quindi che fare dei riti, la cittadina, per rispondere a te prima, può essere anche utile, però se la cittadina non diventa il luogo in cui prima si è metabolizzato la necessità di confrontarsi sui temi e arrivare alle sintesi, noi cittadini rischiamo di fare un bel dito, ma poi alla fine rimane lì, come è stato sempre in passato in gran parte. Invece, arrivare a confrontarsi, ci scegliamo di volta in volta dei temi per noi e cerchiamo di arrivare a mettere dei punti fermi, anche facendo dei documenti, come qualche volta si è fatto, si è cercato di fare, e andare avanti, può essere una via per costruire questa bella unità, perché se noi non riusciamo a essere uniti, noi non credo che abbiamo nessuna chance seria per poter realizzare i bei propositi che Giuseppe Sica ci diceva qualche minuto. Tutto qua, prego.